Poi, chinato il capo, rese lo spirito. Ciao amici di Molise Web TV, sono trascorsi ben 56 anni dalla sua prima messa in scena della Passione di Cristo a Venafro, ideazione di Franco Valente, ancora oggi protagonista in campo. La Passione di Venafro, ovvero quadri viventi di un evento, quello della Passione del Dio fatto uomo, così come anticipato dalle Sacre Scritture e riportato a noi nei Vangeli. Quadri viventi rappresentati in una scenografia naturale, quella di un uliveto, che illuminato man mano nello svolgersi dell'evento è risultato suggestivo, pieno di pathos, nonostante gli attori lontani dal pubblico. Distanza sicuramente necessaria per realizzare effetti scenici particolari e meravigliosi, ma che non ha permesso di apprezzare poi appieno quella che era la recitazione degli attori. Non c'è stato, insomma, un guardarsi negli occhi con i protagonisti. Ma come dicevo, ciò non ha impedito di provare un senso di coinvolgimento che ha preso tutti i presenti e che sarà di sicuro invece percepito nel guardare poi le varie foto e filmati che ci saranno. Passione di Cristo che ha coinvolto i presenti che nella espressione di Pilato Ecce Homo hanno provato sentimenti di pietà, di amore per un Dio fatto uomo che ha reso nella sofferenza, nel dolore, la salvezza di noi uomini mortali. Sentimenti di pietà e compassione per il Dio fatto uomo, dicevo, che fusi nell'amore hanno avuto nella resurrezione della carne un'apoteosi unica, memorabile, che ha portato tutti i presenti ad avere un brivido, a immedesimarsi in Cristo per una vita da riscrivere nell'amore. Un plauso allora a tutti coloro che a vario titolo hanno realizzato questo evento con l'augurio di riuscire a trovare una soluzione più pratica per poter portare il pubblico a vedere più da vicino il tutto e così immedesimarsi ancora di più in quello che è il mistero della resurrezione, in quel che è il senso della vita da vivere nell'amore per Cristo e con Cristo. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.